Benvenuti a questo appuntamento di Studiando la Parola che in questa sede e in questa occasione esce dal suo rigido diciamo, format di 30 minuti, ma sarà una riflessione diciamo, doppia. Raddoppiamo il tempo e dedichiamo a questa chiacchierata, a questa riflessione, un tema ben preciso. Quindi, chi è solito seguire le nostre lezioni di studiando la parola si aspetterebbe degli approfondimenti su un libro della Bibbia. In questa sessione usciamo fuori dalla Bibbia ma vi restiamo perché la nostra riflessione è legata a temi ed argomenti il cui fondamento rimane la scrittura, la Bibbia, ma non trattiamo un libro nello specifico. Ho scelto di condividere con voi una riflessione il cui titolo è la sfera d'azione del pastore. Nel passato abbiamo lambito questo tema quando abbiamo avuto una riflessione il cui titolo è stato la fatica del ministero. Al cui interno abbiamo considerato gli aspetti diciamo che appesantiscono l'evolversi e ancora lo sviluppo, lo svolgimento di un ministero. Abbiamo avuto anche un seminario dedicato al rapporto del credente con la rete, con le tecnologie. Entrambe queste due riflessioni saranno in parte riprese in questa nostra sessione. Cerchiamo di definire per pastore non riflettiamo soltanto su un qualcosa che compete al ministro in quanto tale, perché dietro il termine di pastore c'è sempre una chiesa, perché non c'è un ministero, non c'è un pastorato senza un gregge spirituale. Ove c'è un pastore deve esserci una chiesa, se non c'è una chiesa non siete di fronte ad un pastore, ma probabilmente siete di fronte a un mercenario. A qualcuno che va in cerca del gregge di qualcun altro. Quindi la nostra riflessione riguarda il pastorato, ma riguarda indirettamente la Chiesa che è ministrata da questo servitore. E quando parliamo di servizio, quello che andremo a condividere insieme può essere calato su tutte le realtà di servizio che sono in una comunità ecclesiale dall'impegno nella scuola domenicale, alla diaconia in generale, all'anzianato, ai vari ruoli e alle varie aree di competenza ministeriali. È pur vero che quando noi cerchiamo di parlare del ministero e del pastorato abbiamo purtroppo, e ribadisco il purtroppo, la necessità di confrontarci. Con una serie di realtà, ciascuna indipendente. Il mondo evangelico, purtroppo, è diviso, scisso, in una moltitudine infinita di realtà e di ministeri vari, dove molti di questi fanno da sé. E non vale il detto che chi fa da sé fa per tre, ma solitamente in ambito ministeriale chi fa da sé fa i guai di tre. Occorrerebbe chiedersi, ma determinati ministeri da dove provengono? Ecco perché noi crediamo e riteniamo che dietro un ministero ci debba essere una comunità e ci debba essere una comunità anche come struttura ministeriale, perché quello che noi definiamo ministero con il termine di pastore, o altro termine perché i compiti possono essere diversi, ci deve essere una realtà che confermi questo ministero. E oggi viviamo tempi in cui il far da sé non è sempre opportuno e né tantomeno proficuo. Anzi, l'invito della scrittura a provare la diaconia, a provare i servitori, Dovrebbe essere esteso anche ai ministeri più ampi perché certe cose non si imparano dalla sera alla mattina, ma è l'esercizio sul campo che tira fuori i talenti che più di qualcuno potrebbe avere. Quando parliamo di pastore e ne parliamo all'interno di una comunità ecclesiale, evangelica, ne abbiamo degli orizzonti ben definiti. Quindi con pastore si intende il conduttore di una comunità, il responsabile, colui che insegna, che ammaestra, colui che ha la responsabilità su quella Chiesa. Io cerco di utilizzare il termine comunità perché quando parliamo di Chiesa potremmo nello stesso tempo riferirci a una realtà molto più ampia dei confini di una comunità locale. La scrittura, volendoci venire in nostro soccorso, non ci aiuta, perché nel Nuovo Testamento non c'è una definizione di pastore, anzi il termine pastore ricorre una sola volta, in, quella, in quello che è l'elenco che l'Apostolo Paolo fa nell'Epistola agli Efesi dove scrive che egli ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri o alcuni come pastori, altri come dottori, con una specificazione che riguarda tutti, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Se noi vogliamo riferirci alla Chiesa, apostolica intesa quella del libro degli Atti degli Apostoli e a quella delle epistole. Solitamente noi ci ritroveremo a confrontarci con quella che è la realtà, la figura dell'anziano o del presbitero. Nella figura dell'anziano vengono racchiusi tutti i ministeri di responsabilità e di conduzione le chiese bibliche erano sorvegliate e pastorate dagli anziani. Quindi il nostro riferimento come pastore resta esclusivamente il Signore Gesù. Ed è del, del Cristo che la Scrittura dice che Egli è il buon pastore. Giovanni capitolo 10, verso 11. Sempre al capitolo 10 si parla di Gesù del pastore. L'epistola agli Ebrei dice del Cristo il grande pastore delle pecore. E l'apostolo Pietro nella prima epistola al capitolo 5 al verso 4 definisce Gesù il supremo pastore. Quindi il pastore per eccellenza è il Signore Gesù. Quindi per ogni ministero resta il Cristo il punto di riferimento, non solo il punto di riferimento, perché Gesù non è solo il buon pastore, non è solo il supremo pastore come lo definisce l'Apostolo Pietro, è il custode ed è il proprietario del gregge. Perché quando Gesù si rivolge a Pietro, Vangelo di Giovanni, Capitolo 21, verso 18, gli dice: Pasci le mie pecore. Quindi le pecore, i credenti, i salvati, appartengono al Signore, che le affida ai pastori, ai ministri dell'Evangelo. E l'Apostolo Pietro, ricordando di quel monito, di quel comando rivolto gli dal Signore nella prima epistola al capitolo 5 dal verso 2 scrive come bisogna pascere il gregge dice sorvegliandolo non per forza ma volentieri non per avidità di guadagno ma di buona volontà e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati ma essendo i modelli del gregge quindi il pastore, il responsabile, il monitore, colui che è delegato in un compito ministeriale non custodisce qualcosa di suo. Gesù ha detto: Pasci le mie pecore. E da nessuna parte troveremo mai scritto: Pasci le tue pecore. Perché è Gesù che ha versato il sangue. Lo stesso Apostolo Pietro dice che noi siamo stati comprati col preziosissimo sangue di Cristo. Quindi il pastore è preposto a custodire, a proteggere, a vegliare, a difendere, non di malavoglia, non per forza, non per cupidigio, non per interessi personali ma soltanto con un impegno imitare il buono, grande e supremo pastore. Quindi, queste le coordinate per un servizio ministeriale. Un qualcosa che non è nostra proprietà, un qualcosa che non deve essere fatto per interessi nostri, ma deve essere fatto per onorare il Signore e deve essere fatto come se fosse da parte del Signore. Ma qual è il compito? Qual è l'area? Infatti, il tema della riflessione è la sfera d'azione. Qual è la sfera d'azione del Ministero? Io ho preso il verso di Atti, capitolo 1, verso 8, che dice: Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra e riflettivo Gerusalemme Giudea Samaria estremità della terra e ho immaginato questi luoghi geografici come parti della vita di un ministro allora Immaginate un tronco d'albero, immaginate forse più preciso una sfera tagliata a metà e noi di questa sfera vediamo una serie di cerchi concentrici, ossia uno dentro l'altro. Il cerchio centrale è Gerusalemme, ossia il pastore e la sua famiglia. Dopo Gerusalemme... Cosa abbiamo? Abbiamo la Giudea. Secondo cerchio, non più il pastore e la famiglia, ma la Chiesa, la comunità, l'insieme dei credenti affidati al pastore. Poi c'è Samaria, quindi ci allarghiamo, usciamo fuori dalla Chiesa. E qual è la Samaria? È il circondariato della Chiesa, ossia il posto dove è ubicata la Chiesa, i contatti che attraverso la famiglia dei credenti il pastore può toccare e raggiungere, e dopo Samaria, l'estremità della terra. Quali sono? Andando un poco alla volta, la città dove è ubicata la Chiesa, la provincia, la regione, per poi parlare della nazione, per dire il mondo tutto. Allora, utilizzando questa suddivisione in certi, Proviamo a riflettere insieme nello specifico. Primo cerchio, la nostra Gerusalemme nella sfera d'azione del pastore è la sua famiglia. Noi non abbiamo un ministero dove è divietato il matrimonio, anzi noi consigliamo a quanti vogliono servire il Signore di essere sposati ed essendo sposati nel Signore, felicemente sposati, perché è opportuno che chi serve il Signore abbia al proprio fianco una moglie, se si tratta di un uomo, se si tratta di una donna, al proprio fianco un marito, perché anche questo è importante nel servizio cristiano. Quindi la Gerusalemme è la famiglia. Tante volte in maniera forse esagerata, si è citato il testo di Luca capitolo 14 verso 26. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e fin anche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Allora dietro questo odiare si è forse forzato un po' la mano dicendo che chi serve il Signore non si deve curare dei suoi familiari, non si deve curare del coniuge, non si deve curare dei figli, altrimenti non può essere discepolo. Una cosa è prendersi cura, un'altra cosa è mettere l'impegno per il Signore dietro le altre realtà della nostra famiglia. Teniamo presente che per il popolo di Israele, per la Bibbia ebraica, non avere altri dèi all'infuori di me viene rappresentato come non avere davanti alla mia faccia altri, non porre altri che ti impediscano di vedere la mia faccia. Quindi, una cosa è prendersi cura, un'altra cosa è dedicarsi agli altri, dimenticando che abbiamo dato la nostra vita, la nostra disponibilità a servire il Signore. Se ragioniamo in termini di odio vuol dire che chiunque serve il Vangelo, chiunque soffre e si spende per la causa del Vangelo, c'è una famiglia rovinata, perché non pensa al coniuge, non pensa ai figli, non pensa ai familiari, non si interessa a loro. Ed è proprio per evitare queste esagerazioni che l'Apostolo Paolo ci invita e ricorda a Timoteo che ciascuno è chiamato di quelli che vogliono governare e quindi avere un impegno nella Chiesa del Signore. L'Apostolo scriveva a Timoteo nella seconda epistola, capitolo 3, versi da 2 a 4 che l'anziano sia marito e quindi che abbia famiglia, che abbia di fatto anche una prole e che sappia governare bene la famiglia. Perché chi non sa governare la propria famiglia non può governare la famiglia di Dio. E questo io lo intendo solo in questi termini. Che non si possono fare agli altri le cose che non si è capace di fare a quelli che gli sono affidati. Non puoi andare a visitare gli ammalati degli altri se non vai a visitare prima quelli di casa tua. Non puoi organizzare, consigliare la vita degli altri se la vita di quelli che ti sono direttamente appartenenti va a rotoli, va a sfascio, non ti interessi e ti prendi cura di loro. La famiglia è Gerusalemme, la Pentecoste scende a Gerusalemme, parte da Gerusalemme. Se non c'è comuni, comunione, se non c'è intima comunione, se non c'è benedizione del Signore sulla Gerusalemme della vita del servitore, quindi sulla sua casa, non ci sarà un servizio che si espande a macchia d'olio. Se c'è la guerra in mezzo, come fai a conquistare ciò che è attorno? Sarà un'apparente conquista perché c'è il fuoco che arde in mezzo e quello che tu sembri conquistare sarà arso, sarà ancora roso, sarà rovinato da quello che non funziona al centro. Perché quelli che poi sono attorno alla prima occasione punteranno il dito e ti chiederanno di controllare la tua vita. Allora tutto lo sforzo fatto andrà perso, sarà perduto. Quindi Gerusalemme è il primo punto da avere sotto controllo. È la prima sfera da avere sotto il controllo non solo spirituale, ma sotto un controllo di rapporti, di emozioni, di sentimenti, di cura, di governo, di provvedere, di affetti, tutto ciò che riguarda la nostra vita deve avere ancora fulcro e sviluppo nella famiglia. Se funziona il primo cerchio, allora funziona la chiesa che è affidata a quel ministero. Se funziona la nostra vita, il compito che ci è stato affidato, le vite di quelle che ci sono stati assegnate, sia un gruppo cellulare sia una classe di scuola domenicale, sia una responsabilità su un gruppo di persone. Se la nostra vita è benedetta ed è di buona testimonianza, quelli che ci sono affidati ne troveranno diretto giovamento. Ed ecco che l'opera dello Spirito da Gerusalemme si spande in Giudea. Giudea, la Chiesa, il primo ambito di competenza, è fatta da tante persone. Una cosa è la famiglia dove c'è il coniuge, dove c'è qualche figlio, dove forse ci sono i suoceri, dove c'è qualche familiare, saranno 10 persone, 15, 20 persone e non dovrebbe essere complicato gestirle, conoscere, ricordare i difetti di uno, i pregi di un altro. Quando si esce dalla Giudea, o meglio dalla Gerusalemme personale, si entra in Giudea. Abbiamo di fronte a noi una comunità fatta di tante persone dove ognuna è diversa dall'altra, dove ogni persona è un'anima con la sua personalità, con i suoi bisogni, con le sue necessità e chi ha la responsabilità non può imporre. Ricordate le parole che citavamo prima dell'Apostolo Pietro, che uno non deve signoreggiare, ma deve invece pascere con cura. Bisogna fasciare, lenire le ferite, consolare, sostenere, incoraggiare, invogliare, accompagnare. E questo richiede impegno, questo richiede sforzo. Ecco perché è necessaria la Gerusalemme è necessaria la pace nella famiglia di chi serve, è necessario il coinvolgimento di quella Gerusalemme. A Gerusalemme, sull'alto solaio, i circa 120 che erano riuniti furono tutti quanti ripieni di Spirito Santo. Uno solo si è alzato e ha cominciato a parlare, a predicare, ma quello che era accaduto nella vita di Pietro, era nella vita di tutti gli altri che erano con lui. Questo vuol dire che dove c'è un servizio, un desiderio, quelli che sono attorno a noi ne devono essere pregnati, devono essere coinvolti, non possono essere trascinati. Perché è pur vero che può capitare in più di una famiglia che uno dei due, quindi un coniuge, ci abbia la vocazione, ci abbia il desiderio e l'altro non sente la stessa chiamata. Ma se la Gerusalemme è benedetta, se chi ha ricevuto la vocazione ne fa parte con l'altro, quantomeno c'è condivisione, c'è corresponsabilità, non si trascinerà per forza l'altro, ma si renderà l'altro partecipe di quelli che sono i propri impegni, di quelle che sono le proprie responsabilità. E se l'altro è benedetto nella Gerusalemme del Signore, se non vorrà partecipare, sa che non dovrà essere di intralcio, anzi dovrà essere di sostegno, dovrà essere di aiuto. Ecco perché nel matrimonio noi crediamo che l'uno è aiuto convenevole all'altro. Questo vale per la donna nei confronti dell'uomo, ma vale anche nei confronti dell'uomo per la donna. Non è solo la donna che deve essere un aiuto, ma ci sono momenti in cui è la donna ad aiutare l'uomo e ci sono altri momenti in cui è il marito ad aiutare la donna. Il circondario, quindi della comunità, la Giudea, è sotto. La responsabilità è sotto il controllo e sotto la gestione ma questo servizio deve assolutamente ricordare che ogni persona è diversa dall'altra e nel prendersi cura del singolo che cosa accade ricordate i cerchi gerusalemme la famiglia la giudea la chiesa la samaria è il circondario attorno alla Chiesa. Cosa vuol dire il circondario attorno alla Chiesa? Vuol dire che una famiglia, un credente che è parte della comunità, ha nella sua casa, nella sua famiglia, persone che non sono parte della comunità spirituale. E quando il servizio si allarga, cosa si intende? Che per mezzo di quelli che sono nella comunità, prima di uscire da soli, fuori dalla Chiesa, saranno i credenti a portare il Ministero nelle loro case, nei loro contatti, nelle loro famiglie, nei loro luoghi di lavoro. Capita infatti a chi è nel Ministero di essere informato che un familiare di un credente è ammalato. Il familiare di un altro credente ha un bisogno, ha una necessità. Il ministro, il servitore, non potrà recarsi direttamente da queste persone a lui sconosciuto. Ma che cosa accade? Il credente che parte della famiglia spirituale, che parte della Giudea, coinvolgerà il ministero ad andare a Samaria, ad andare a casa sua, perché c'è. Il genitore, c'è un altro parente che necessita di una preghiera, di una visita. Ecco quindi l'allargamento del servizio in maniera, diciamo, autonoma. Non è il pastore che si va a cercare le occasioni, ma sono le necessità di quelli che gli sono affidati che gli daranno queste occasioni. Facciamo altri esempi per tenere bene a fuoco la Samaria, così come io l'ho immaginata. L'azione non solo va verso le famiglie degli ammalati, di quelli che non possono venire in Chiesa, ma attraverso una famiglia, attraverso un credente che parte della Chiesa. L'opera del ministero sarà portata ad altri. Se una persona che è parte del greggio spirituale riceve beneficio, da una determinata cura, che cosa farà? Quando parlerà a quelli che non fanno parte della famiglia spirituale, farà come il discepolo, vieni e vedi. Io ero nella stessa condizione, però oggi la mia vita, questo non per innalzare il ministero, ma perché se c'è un servizio, un ministero, che serve nel nome del Signore, si vedono i benefici nella vita delle persone ed ecco che da Gerusalemme il fuoco si propaga in Giudea, in Samaria e poi tende ad allargarsi. Dov'è la Chiesa? In un paese, in una città e ci sono tante Chiese, tanti Ministeri che del luogo dove sono situati non conoscono altro il parcheggio fuori il locale di culto. Cosa vi voglio dire? Che se un ministero opera in una certa città, in un determinato luogo, e quindi vi è una struttura che accoglie non solo la famiglia di questo servitore, ma accoglie una comunità di credenti, questa comunità è posta in una città Gesù cosa ebbe a dire? Andate e predicate l'Evangelo, ma andate dove? La scrittura ci dice andate per il mondo. Una realtà ecclesiale situata in un determinato posto deve innanzitutto toccare con l'Evangelo, con l'attività ministeriale, con il servizio cristiano la propria città e quando diciamo città diciamo la società, diciamo la popolazione di quel luogo, quindi la Chiesa dovrebbe avere azioni che raggiungono i bisogni degli altri, attività di solidarietà, attività a favore dei poveri, dei bisognosi, dei bambini, degli immigrati che sono su quel territorio e far sì che quello che viene predicato dai pulpiti poi si attua in azioni Concrete affinché quelli che sono all'esterno vedono realmente che in Samaria, in Giudea, in Gerusalemme c'è qualcosa di diverso. Che non abbiano da dire come quelli che, sapendo che Gesù veniva da Nazaret, si domandavano cosa può venire mai di buono da Nazareth. La nostra vita deve essere il testimone. Deve essere quella lampada che rappresenta l'opera che Dio ha compiuto nella vita di ciascuno di noi. Per cui io ritengo che una comunità spirituale debba essere presente sul proprio territorio con attività, con azioni che la portano a contatto con la popolazione, che la portano ad interagire con le autorità del posto. La scrittura ci comanda di pregare per le autorità. Possiamo mai pregare per sindaci, consiglieri, governanti che non abbiamo il piacere di conoscere e che loro ricevono la nostra preghiera e non ci conoscono? La Chiesa che è nata da una piccola Gerusalemme, che ha una Giudea dove cresce, dove incontra il proprio Dio e si allarga a Samaria, deve toccare la società in cui è posto. Potrebbero essere tante le attività. Naturalmente le attività possono variare da luogo a luogo, ma le attività che si possono fare nel tessuto sociale variano anche a secondo delle possibilità della comunità, variano a secondo dell'intraprendenza delle predisposizioni, delle capacità che ancora il Ministero può esercitare sul territorio, ma ritengo assolutamente che la Chiesa non possa rimanere una sconosciuta sopra un territorio. Non è concepibile, non è ammissibile che se c'è una comunità in un determinato luogo e si domanda a quelli delle vie attorno alla comunità, se si conosce la presenza di una realtà cristiana, evangelica, di un servizio, si può dire la risposta: Boh, mai sentito parlare, mai visto nessuno, non ce ne siamo mai accorti. Questa realmente è la Chiesa invisibile. La Chiesa biblica, la Chiesa del Nuovo Testamento, è una Chiesa visibile. È una chiesa rumorosa, non nel senso che urla e schiamazza, ma è che si fa sentire, che fa sentire la sua voce, che quando ci sono delle necessità, anche per le quali scendere in piazza, dare il proprio sostegno, dare la propria voce, se quelle azioni sociali sono in sintonia con i principi della Bibbia, l'Apostolo Paolo diceva io non mi vergogno dell'evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede non possiamo avere visioni di conquista del mondo non si può andare per il mondo se prima non si attraversa la cittadina se prima non si toccano i comuni attorno alla cittadina se prima non si raggiunge ancora la provincia la regione, non possiamo fare un'opera come quella dei canguri, saltare, o come quella delle api durante le impollinazioni, passare da un albero all'altro, non è un cattivo gesto. Giudea, dove in mezzo c'è Gerusalemme, poi si allarga. Samaria. Tutto il territorio parte, si allarga e arriva all'Europa di oggi, Roma, la Spagna, i confini del tempo e si allarga ancora. Non si può una, avere una visione mondiale e sul proprio territorio essere degli X, Mr. X oppure degli NN, oppure delle NP, che non è la sintesi di nuova Pentecoste, ma è di coloro per i quali vale non pervenuto. Quando la Chiesa di Atti degli Apostoli comincia, mossa dallo Spirito, si arriva a dire di loro coloro che hanno messo sotto sopra il mondo. E quel mettere sotto sopra non era confondere, ma era rigirare il mondo da una parte migliore, dalla parte secondo il volere di Dio. Se guardiamo ai confini della Terra, forse gli orizzonti sono troppo lontani per chiederci come si fa ad arrivare ai confini della Terra. Proviamo, ripercorrendo la Scrittura, a pensare all'Apostolo Paolo. È partito sulla via di Damasco, è stato portato a Gerusalemme, poi è stato mandato ad Antiochia, poi è stato chiamato da Antiochia e è stato inviato ad altrove. Poi ha cominciato a predicare di città in città, da solo, in compagnia, mandato o per sua decisione, ma è stato ancora un progresso che potremmo dire a macchia d'olio. E la sua predicazione raccolta da altri è stata amplificata, è stata portata lontano geograficamente e la sua predicazione si espandeva. Ma lui aveva il desiderio di raggiungere i luoghi dove era giunta la sua predicazione e la predicazione di quelli che l'avevano preceduto. Cosa sto cercando di dirvi? Che se c'è un cristiano desiderio, c'è un impegno per innalzare il Signore, non è detto per forza che dobbiamo arrivare noi, ma che noi possiamo cominciare ed altri possono continuare, altri possono raccogliere e portare un poco più avanti, ma tutti assieme dobbiamo essere parte dell'opera di Dio che non conosce confini. Perché questo è possibile? Se ritorniamo a Atti 1, verso 8, la Scrittura dice, voi riceverete potenza quando lo Spirito, lo Spirito, verrà su di voi e mi sarete testimoni. La nostra azione deve per forza di cose passare dall'azione dello spirito. Se lo spirito non agisce possiamo decidere, architettare, progettare, programmare, adoperarci, ma se non è lo spirito a decidere di fare una determinata cosa, il nostro sforzo rimarrà un semplice sforzo umano. Per cui la nostra azione, il nostro servizio, il nostro impegno, la nostra vocazione, la nostra diaconia, il nostro offrirci al Signore deve sempre essere mossa dallo Spirito di Dio. In questa prospettiva riusciamo a capire che cosa voleva intendere l'Apostolo Paolo quando diceva, suggeriva, incoraggiava, siate ripieni di Spirito Santo. Se non c'è questa persona che agisce in noi, se non c'è questa azione di Dio che muove i nostri progetti, non vedremo mai l'opera che il Signore ci ha affidato prosperare. Perché poi ci sarebbe anche da chiedere perché ci sono delle responsabilità che rimangono molto concentrate, restano una piccola Gerusalemme, forse un inizio di Giudea. Molti dicono ma il Signore vuole così. Il Signore ha detto andate per il mondo e predicate l'Evangelo. C'è un mandato senza limiti, senza confini. Siamo noi che poi poniamo dei confini, siamo noi che costruiamo le barricate e diciamo, Signore, a noi sta bene così. Perché andarci a impelagare in preoccupazioni, in pensieri, in impegni, in cose più grandi di noi? Perché? Davanti alla domanda qual è l'azione? Che noi siamo chiamati a fare è un'azione che non ha confini, è un'azione che è proiettata oltre perché è un'azione che si fonda su quel seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. Matteo, capitolo 4 verso 19. Gesù dice ai primi discepoli: seguitemi. In questo seguitemi sembra sentirsi dire fidatevi, abbiate fede, abbiate fiducia in me, seguitemi, io vi farò pescatori di uomini. C'è una trasformazione. Coloro che seguono Gesù, parte di coloro che lo seguono, venivano dal mondo della pesca. Gesù prende la loro realtà umana e la trasforma. Gesù non ci chiama a fare cose che noi non conosciamo, non mette davanti a noi degli orizzonti che noi non siamo in grado di discendere. Gesù dice a dei pescatori, io vi farò pescatori di uomini vivi. L'azione è la stessa, occorreva continuare a pescare, ma non pescare più pesce, ma pescare uomini. Siamo chiamati alle azioni che sappiamo fare, ma a cambiare la direzione delle nostre azioni, cambiare il terminale delle nostre azioni, cambiare la prospettiva della nostra visione della vita, pescare nel mondo, portare la salvezza di Cristo a tutti gli esseri umani. Tutte le volte che riflettiamo su questi temi, noi rendiamo grazie al Signore perché nelle nostre limitazioni, nelle nostre poche, piccole, scarne, scarse risorse, ci affatichiamo affinché quanti vogliono servire il Signore, quanti vogliono essere pescatori d'uomini uomini, comprendano che ci è tutti i giorni necessità di formazione, necessità di prepararsi, necessità di essere preparati. E se da una parte c'è un impegno costante alla formazione, siamo anche consapevoli che il mondo nel quale siamo chiamati a pescare si è rigirato. Non siamo più noi a pescare, ma accade sempre più spesso che siamo pescati che è il mondo a pescare i cristiani, che è il peccato a pescare i servitori. Non siamo più noi a gettare la rete, ma finiamo nella rete. E a livello mondiale c'è una tragedia enorme, più di quella che riusciamo a mettere a fuoco di chiese che si stanno sfaldando, perché coloro che ne avevano la responsabilità, quanti rappresentavano il ministero, quanti erano chiamati a curare, sono stati pescati dal peccato, sono stati adescati, sono caduti in forme varie di vizi che ancora hanno reso il loro servizio impresentabile, fiacco, senza più. Forza. Per noi vale l'invito di Paolo a Timoteo, le cose che udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli. Quelli che vogliono servire il Signore devono essere uomini e donne fedeli al Signore e che nella loro fedeltà si impegnano così come scriveva l'Apostolo, che siano capaci di insegnarli ad altri, che quindi non siano terminale ultimo, ma quello che scende nella loro vita, si impegnano a darlo agli altri ancora. In Atti degli Apostoli, al capitolo 6, il passaggio della mensa per le vedove di Gerusalemme. Quando gli apostoli riconoscono di essere troppo impegnati per la gestione di questa realtà, si guardano l'un l'altro e si dicono ma noi in questo modo veniamo meno nell'impegno della preghiera, della predicazione, quindi in quella parte pubblica rivolta a tutti dell'esercizio del ministero, cosa concordano? Scegliamo, prendiamo delle persone che possano fare questo lavoro al posto nostro. Bella proposta, bellissima idea, ma c'era una condizione. Quelli da scegliere dovevano essere ripieni di spirito e di buona testimonianza. Non si possono affidare le perle del Signore in mano a chi se la fa con i porci, con i maiali e si rotola nel fango altrimenti le cose più belle diventeranno sporche e non saranno più presentabili. Sono consapevole che ciascuno di questi piccoli punti che vi sto tracciando meriterebbe un suo approfondimento, ma io spero che la riflessione scenda nella nostra vita come un seme che bagnato poi dallo Spirito Santo possa portare un frutto di servizio e di impegno al Signore. Come agire? La sfera d'azione, abbiamo detto. Quindi, compresa qual è il raggio di azione, ma cosa si può fare? Come agire? L'Apostolo Paolo scriveva in Prima Corinzi, capitolo 9, verso 16, infatti. Se io predico l'Evangelo non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta e guai a me se non predico l'Evangelo. Il punto che deve muovere la nostra azione, dato per assodato che ci deve essere l'opera dello Spirito, è il desiderio. Di predicare l'Evangelo e quindi non di portare la nostra persona, non di cercare dei nostri interessi, non di costruire una nostra fama, non di diffondere il nostro nome, la nostra etichetta denominazionale, il nome di una chiesa, di una comunità, di un indirizzo. Guai a me, diceva l'Apostolo Paolo, se non predico l'Evangelo. L'Apostolo Paolo ai suoi tempi si era dedicato all'Evangelo giorno e notte, però, però, quando era necessario, siccome aveva esperienza di fabbricante di tende, si è messo a cucire le tende, si è messo a tingere le tende, ha provveduto al suo sostegno da solo. Una delle difficoltà, da una parte, è che molti di coloro che sono nel campo ministeriale sono coinvolti in quelle che sono le faccende lavorative, perché non sono sostenuti, non ci sono realtà abbastanza grandi da provvedere ai loro bisogni e quindi per non essere di carico e di peso, ma nello stesso tempo molti hanno scelto, riflettendo, che dove c'è una chiesa che sostiene il ministero, può accadere che questa chiesa ordini al ministro che cosa fare, altrimenti non ti pago, semplice. E il fatto di essere sostenuti e quindi sovvenzionati limita il servizio di molti che per paura di toccare la suscettibilità di coloro che offrono volontariamente per provvedere ai suoi bisogni non si predica più l'Evangelo ma si predica una parte dell'Evangelo siamo in un territorio che richiederebbe tanta maturità tanta liberalità e tanta sincerità da parte di chi sostiene e da parte di chi è sostenuto. Ma resta un dato di fatto che la Chiesa Evangelica italiana per la sua gran parte ha servitori che provvedono autonomamente ai propri bisogni. Ma oggi queste Chiese sono chiamate a confrontarsi con il mare nostrum, che non è solo il Mediterraneo. Il Mare Nostrum della Chiesa è ogni luogo dove è possibile annunciare la parola di Dio. Abbiamo brevemente considerato che da soli, individualmente, non si può fare molto perché la proiezione ai confini del mondo è molto lontano da noi che siamo in un determinato luogo. Nel rispetto agli apostoli del Nuovo Testamento, rispetto ai predicatori dei primi secoli, che si spostavano a piedi, che si spostavano a cavallo. Qualcuno come Stefano veniva trasferito per opera dello Spirito, ma si sa soltanto di Stefano, non si conoscono altri che sparivano in un luogo e comparivano in un altro posto. E seppur fosse accaduto, l'essere in un determinato posto significa limitare il servizio a quel posto. Oggi noi siamo immessi e connessi in una rete, in un groviglio di fili, di contatti, che è la comunicazione multimediale dei nostri giorni. Oggi, mentre si sta Insegnando in un luogo, così come sta accadendo in questa sede, attraverso la tecnologia, attraverso internet, un minimo di strumentazione, ci sono credenti che ci stanno seguendo in altri luoghi d'Italia e io spero anche fuori dall'Italia. Noi non ci muoviamo da qui, ma gli strumenti a nostra disposizione portano il nostro insegnamento molto più lontano. E non solo lo portano lontano in questo momento, perché viene registrato, viene confezionato in un file e viene messo a disposizione nella rete per quanti altri stanotte, domani, dopodomani, nei giorni a venire potranno trovarvi un beneficio. Faccio questo esempio per cercare di allargare i nostri orizzonti di come le potenzialità che oggi abbiamo quanto siano di gran lunga maggiore di quelli che ha avuto la Chiesa di cento anni fa, di quella che ha avuto la Chiesa di mille anni fa. Ma utilizzare gli strumenti di oggi vuol dire avere anche la capacità. Signore, se sei tu, comandami di camminare sulle acque. E io camminerò, ebbe a dire Pietro al Signore. Quale fu la risposta di Gesù? Vieni, cammina. Pietro è sceso dalla barca e ha messo i piedi sopra l'acqua e mentre stava camminando, ha cominciato a chiedersi: ma è vero, non è vero, non, non si è neanche accorto di quello che si stava domandando, che si è trovato sotto l'acqua. Signore aiutami, tirami fuori. Quello che è davanti a noi è più grande di noi, perché il lago sul quale camminava Pietro era più grande di lui. Ma che facciamo? Perché le cose sono più grandi di noi? Non le facciamo? Le cose sono grandi. Noi siamo piccoli, ma il nostro Dio è più grande. E usa le cose piccole. E gli esseri piccoli come noi per fare cose grandi che diano gloria al Suo nome. Quindi siamo chiamati all'azione, siamo chiamati a pescare, però non ne abbiamo la capacità. Qual è il problema? C'è una Gerusalemme che fa parte di una Giudea. E vuoi vedere che in tutta la Giudea in cui il Signore ci ha posto? Non ci sono dei credenti che abbiano le capacità che noi non abbiamo. Non ci sono credenti che abbiano talenti che debbano essere investiti, trafficati nella Chiesa dove il Signore ci ha posti. Coloro quindi che hanno la responsabilità del servizio, coloro che sovraintendono, sono anche chiamati a far sì che quelli che hanno strumenti, capacità, talenti li possano mettere a disposizione dell'opera del Signore. Perché due valgono più di uno. E la cosa non è strettamente riferita al matrimonio. È un dato di fatto che due vale più di uno. Ma ditemi un poco, tre non è meglio di uno. È quattro, cinque. 6, 7, 8, 9: più è alto il numero di coloro che si mettono a disposizione nel servizio. Più il servizio è leggero, più il servizio è ampio. Perché un poco che poteva fare uno moltiplicato per 7, 8 diventano 7 pochi, 8 pochi, 9 pochi che messi assieme non sono poi più tanto pochi. Quindi. Siamo chiamati, sfidati a utilizzare quello che è davanti a noi, ma come lo si può fare? Io stavo dicendo adesso che lo si può fare con gli altri, lo si può fare non facendo gli imprenditori e lo si deve fare del continuo, ravvivati. Prova a sintetizzare e a tirare le fila di questa nostra riflessione. Come siamo chiamati ad agire? Con gli altri. Nessun servitore può fare tutto lui solo, perché potrà fare tante cose, ma ce ne saranno altre tante che non è riuscito a fare, perché pensava di farle lui e lui solo. L'Apostolo Paolo coinvolge giovani, attorno a lui coinvolge uomini e coinvolge donne in maniera indistinta ecco perché può dire a Timoteo di studiarsi di essere approvato quindi di essere preparato e poi di trasferire ad altri che siano a loro volta capaci di trasferire ad altri L'Apostolo Paolo ha intorno a sé quella che oggi si chiamerebbe una squadra ministeriale, un'equipe di servitori, sparsa nei luoghi dove era giunta la sua predicazione, tutti facendo riferimento a lui, tutti interagendo e scambiandosi informazioni gli uni con gli altri. E oggi non abbiamo bisogno dei piccioni viaggiatori. Oggi per grazia di Dio la comunicazione, Whatsapp, Facebook, i vari social network, da un, basta un istante per comunicare a chilometri di distanza. Ma in questo coinvolgimento di altri, chi serve, chi ha la responsabilità, non deve fare l'imprenditore. La Chiesa è una comunità, è una famiglia. Non è un'azienda. Non ci sono gli obiettivi da raggiungere, non ci sono i dipendenti da promuovere, non ci sono quelli da licenziare. Quelli che andrebbero licenziati in un'azienda all'interno della Chiesa devono essere aiutati, non coccolati, corretti, ripresi, incoraggiati, formati e aiutati a crescere. Non ci sono quelli che devono essere promossi, ci sono quelli che devono essere plauditi in un certo momento, ma più che ricevere applausi, quanti servono con fedeltà, basta che ogni tanto uno gli faccia sapere che quello che sta facendo è visto, è apprezzato e farlo dare il nome del Signore. E quindi far sapere a chi serve che quello che sta facendo è noto alla causa dell'Evangelo. Non impresa vuol dire che non solo non ci devono essere i promossi, i licenziati, ma che il responsabile, il conduttore, non è l'amministratore delegato, non è il presidente di una società per azioni. Non è quello che lui vive nel lusso, nella bambaggia. E poi ci sono gli ultimi dei dipendenti che devono litigare con i sindacati. Nella Chiesa del Signore chi ha la responsabilità è servo di tutti. Perché chi vuole essere il primo e insegnare Gesù sia servo di tutti. E colui, colei che non sono capaci di mettersi al servizio degli altri non possono e non stanno servendo il Signore. Come si può nel tempo conservare tutto questo? Io non ho trovato altra risposta nelle parole di Paolo a Timoteo, secondo Episto, capitolo primo, verso 6, dove l'Apostolo dice a Timoteo, ricordati di ravvivare il dono che è in te. Nella prima epistola, al capitolo 4, al verso 13, gli scrive Non trascurare il dono. Ciascuno di noi ha ricevuto almeno un dono da parte del Signore. Non lo dobbiamo trascurare, non lo dobbiamo abbandonare. Non solo lo dobbiamo mettere al servizio della comunità, ma lo dobbiamo ravvivare. E ravvivare non significa così come si può fare con un pezzo di porcellana o con un pezzo di cristalleria, lucidarlo. Ravvivare le cose spirituali significa farle vivere, quindi adoperarle, usarle, e più si serve il Signore, più cresce il desiderio di servirlo, più ci mettiamo al servizio degli altri e più non possiamo fare a meno di spendere la nostra vita per la causa dell'Evangelo. Spero che questa chiacchierata lasci in ciascuno di voi il desiderio di essere come la Chiesa di Atti degli Apostoli, di avere una Gerusalemme che è la propria famiglia, da cui possa nascere una Giudea, attraverso la quale raggiungere la Samaria e quindi allargare i confini e tutto questo, mossi dallo Spirito Santo di Dio, per quale ragione? Pescare uomini e donne vive nel nome del Signore. Che questa ampia riflessione possa essere lo spunto per più di qualcuno che forse si stava dicendo ma non vale la pena di servire il Signore, voglio fare ma non ne trovo l'occasione, dico ma nessuno vede, nessuno mi sente. Non trascurare. Quello che Dio ha messo in te. Abbiamo bisogno di uomini e di donne che rispondono a quell'invito. Seguimi ed io ti farò pescatori d'uomini. Ciò che dobbiamo fare è seguire il Signore. Ed io spero che ciascuno di voi lo possa fare. Dio vi benedica.